Voilà ragazzi, qui con GeekExplain siamo qui, nuovo video, siamo qua subito al secondo episodio. Partiamo subito che siamo già un po' dietro perché il mercato è appena venuto, però sto veramente rischiando di perdere i giocatori. Questo è preso, questo no. Ah, questo è ancora lì a aspettare. Mamma mia. Ok. E gli altri? E gli altri? Gli devo far, gli devo rifare l'offerta? Vabbè dai, teniamo da parte. Che fai, gli devo fare di nuovo l'offerta agli altri, perché purtroppo tempo abbiamo perso, troppo tempo. E mo sono dolori perché giustamente abbiamo perso troppo fottuto tempo. Abbiamo perso troppo tempo. Trasferimenti preferiti. Devo ricomprare. Devo fare. Però prendo il ruolo 2. Dai su, veloce, veloce. Ma sì, vai anche tu via. Ah, che palle. Ciao Staric. Dai, sto. Che poi devo fare anche quello dei giovanili. Adesso prendo questi due e poi faccio altre offerte agli altri. Sperando che vanno via tutti. Ah, ok, allora ti faccio questo. Va bene? Pensa che non in quella squadra, già tu sai già che in quella squadra non avrà quel ruolo. Ma che ne sai? Ma che cacchio ne sai tu? Se devo fare tutto su questa squadra. Cioè, gli altri sono venuti con calma, gli altri, eh. Adesso compagni, tutti qua. Sto svendendo tutto. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia ragazzi, sto vendendo tutto adesso. Che ho già fatto un po' di acquisti. Aspetta solo che di questo qua, l'ok è arrivato, adesso faccio compra altra parte. Ah, sei arrivato anche te. Partite non ci sono ancora, quindi non deve rompere le scatole. Compriamo adesso questi qua. Questo qua che va portiere
Dai, su. L'avevo concluso, l'avevo pure concluso. Solo che sfiga che... è andata male. Speriamo in bene. Ciao anche te. Sono andati ad arrivare quelli là che accettano. Ciao uno. E ciao due. Questo qui va fino alla Roma. Non giocherà nemmeno. Mi dice, so che non avrò ma rabbia. Mi arrabbio. Oh che padre, questo è... chi è? Kane Witch. Il terzino sinistro che è appena arrivato. Ma porca troia. Vabbè. Devo cercare un terzino sinistro. Devo cercare un terzino sinistro. Perfetto. Ok, cerchiamo un terzino sinistro. E questo non ci voleva. Non so, dobbiamo cercare un altro fottuto terzino sinistro. Ma mi sa che l'abbiamo già trovato. Il fottuto terzino sinistro. Dov'è sto deficiente? C'è scritto 11 mesi e è appena arrivato, ma come cacchio? Non si può, non si può. Uno che viene per un anno, io non ce la faccio vedere. Non ce la faccio vedere. Che uno arriva dopo neanche un anno. Siamo ad agosto e già... possiamo dire che è quasi finita il mercato. Devo fare la rosa e ho dei dubbi. Questo è arrivato e questo è arrivato. Ok, hopla. Facciamo già la rosa. Ovviamente mettiamo quelli che abbiamo preso.
Dov'è? Difensore, però non ho presi tanti difensori. Non vale niente. Mamma mia, la gente di oggi. No, questa è terza sinistra, Pirlo. Sbagliato. Allora, sto facendo un troppo. Dov'è? Poi vedi che mi manca ancora qualcosa. Tanto. Moduli. Non in mezzo. Ok, va bene. Signor Tallana è ancora titolare, perché non posso mettere proprio il peggio, perché non può allenare così, se ne va. Pure in fuori casa, mamma mia. 3-0 abbiamo perso. E mo ci sono 76, sicuro. Ce l'ho quasi. Fatto male chi? Subito! Si è fatto vedere, eh? Si è fatto proprio vedere, sono deficiente. Minchia, infortunato già di 2 mesi. Quattro mesi, porca troia. Mamma mia, che schifo. Lana se ne andrà. Andrà alla Roma. Così forse. No, se andrà. Però la Lana gioca questa partita. Pulivo. 3-1 abbiamo perso. Però un gol l'hanno fatto. Bel lavoro! Ti prendo pure per culo! Bel lavoro! Bel lavoro! Sì! Proprio un bel lavoro di merda! Mamma mia! Posto di Lana, certo frate, tanto di altro CC. Non è ancora. Ah no, c'è l'altro, Windemun. Questo è morto. T'ha preso posto con un altro giocatore che anche lui deve andare via. Presto presto. Ma per ora. Gioca lui a posto di Lallana. C'è Vildum. Perdiamo 2-0. Fuori anche dalla FK. Fuori, fuori. Proprio ci facciamo bene. No, me ne frega. Quant'è? Questa parte dura un po' di più perché ci sono le partite in mezzo in coglioni. Ma adesso finirà così, dai. Boh ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Non ho visto quanto siamo in diretta. E adesso ho visto che sono 18 minuti. E quindi ci vediamo presto nel prossimo episodio. E questo episodio durerà molto tanto ancora. Ciao.